tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di paura per una coppia di coniugi di Calcinelli che si trova faccia a faccia con un ladro in camera da letto. Il ministro dell'istruzione Giannini fa tappa al museo del Balì di Saltara per parlare di scuola digitale, mentre domani il ministro dell'interno Alfano presenterà a Fano il suo ultimo libro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, buonasera, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca perché l'altra notte si sono vissuti momenti di paura all'interno di un'abitazione a Calcinelli di Saltara, dove una coppia è stata svegliata in piena notte da un ladro e c'è stato praticamente un faccia a faccia. Ci racconta tutto in collegamento il capofamiglia praticamente. Buonasera. Buonasera. Allora, dunque, paura passata, immagino, anche se per digerire, tra virgolette, queste situazioni ci vuole un po' di tempo. Ma ci racconta un attimo come andate poi? Praticamente io e la mia ragazza stavamo dormendo di sopra in camera. Ho la casa a due piani, quindi loro sono entrati dal piano terra, dalla finestra della cucina. Hanno praticamente alzato la tapparella e l'hanno fermata con delle mollette che hanno trovato lì nello stendio dei panni lì vicino. E poi hanno forato con un trapano, non so se il trapano sia, io penso, o a batteria o quelli manuali, perché noi non abbiamo sentito praticamente nessun rumore. E hanno forato la persiana di legno e poi con uno strumento, con una spranga, qualcosa, hanno girato la maniglia, infilandola da questo buco. A che ora è successo? Alle 3 di questa notte, sì, all'incirca alle 3. E voi non vi siete praticamente accorti di nulla? Cosa è successo? Ve lo siete trovati in camera da letto? Adesso non è stato proprio un faccia a faccia, praticamente si è svegliato. La mia ragazza Lucia, quando ha visto la torcia del ladro, delle luci, ha visto delle luci e sì, praticamente era la torcia del ladro. Mai aveva già afferrato la sua borsa e stava prendendo la via di fuga, insomma. Ecco, ma la reazione... A quel punto io mi sono alzato un secondo per capire cosa stava succedendo e il ladro praticamente era fuggito, era già di sotto e stava uscendo dalla finestra. Quindi erano uno o due a questo punto? Perché non è, secondo non è me certo. Era uno che è entrato e il secondo faceva da palo, comunque raccoglieva gli attrezzi fuori dal terrazzo. Ecco, ma la reazione di Lucia, la sua compagna, qualcuno potrebbe mettersi a urlare vedendo una torcia, una luce dentro casa, muoversi. Invece lei come ha reagito? Perché può essere da manuale questo. No, ma ha fatto un piccolo urlo e anche per questo ha fatto fuggire il ladro. Ha fatto un piccolo testo nei miei confronti, non mi capiva. Stava succedendo qualcosa, a quel punto io mi sono alzato e come le ho raccontato, insomma. Ecco, a un certo punto lei però oggi o stamattina, insomma, nella giornata di oggi, ha scritto su Facebook, ha lanciato un appello. Lo vuole lanciare anche attraverso la televisione? Sì, perché di solito questi ladri, da come mi hanno detto anche i carabinieri, tendono a trattenere le cose di valore all'interno delle borsette e lasciare, insomma, i documenti, il portafoglio, queste cose personali, insomma, in giro. Se qualcuno trovasse dei documenti appartenenti a Lucia Cessori, a Lucia Inci, è pregato magari di contattarmi al mio numero. Ok, o chi contatta la redazione di Fano TV o naturalmente può dare un'occhiata su internet, ma comunque ecco, può chiamare noi, poi noi
Chiaramente rigireremo il numero. Bene, io la ringrazio, le faccio tanti auguri. Non c'era l'allarme in casa comunque, ecco, questo è un altro dettaglio importante secondo No, me. no, infatti ho provveduto oggi a farlo installare, insomma. Ecco, questo no, gliel'ho chiesto perché come probabilmente avrà saputo anche dai carabinieri, che solitamente lo dicono in questi casi, ma lo si dice lo dicono un po' tutte le forze dell'ordine, quando i ladri devono scegliere un'abitazione, preferiscono chiaramente andare dove non c'è l'allarme, magari desistono un po' se vedono che c'è invece un allarme in Sì, funzione. esatto. Ok, bene. Allora auguri, in bocca al lupo, grazie per questo suo intervento. Adesso andiamo avanti con il nostro giornale. Ed ora parliamo della visita del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che oggi si è recata prima ad Urbino e poi al Museo del Balì. Museo del Balì, dove queste sono le immagini che appunto si riferiscono al suo arrivo a Saltara, accolto dai sindaci del territorio, dal prefetto, dal presidente della regione Luca Ceriscioli, da Alighiero Omiccioli. Ecco, Stefania Giannini che in questi minuti sta per cominciare a parlare proprio all'interno del museo, dove c'è per noi collegato Lino Balestra. Buonasera Lino, allora, che punto è? Allora sì, buonasera Marco, siamo nel Museo del Balì, un'eccellenza di tutto il centro Italia per quanto riguarda l'apprendimento e la digitalizzazione. Dopo sentiremo dalle parole del suo presidente quanto sono avanti in questo ambito. Come hai detto tu, il ministro dell'Istruzione arriva da Urbino, dove nell'aula magna del rettorato ha tenuto un discorso, ha parlato di due tematiche molto importanti. La prima, la fuga dei cervelli all'estero, quando le nostre eccellenze in ambito di studi, in ambito di ricerca, sono costrette ad andare fuori all'estero per trovare lavoro o per proseguire i loro studi, e poi anche dei fondi, insomma un tema sempre caldo, quello dei fondi per la scuola e per l'istruzione. È arrivata qui, accolta, come hai detto, dai sindaci del territorio, dalle massime cariche istituzionali e anche militari. Per il saluto di benvenuto ci hanno pensato gli studenti della scuola primaria di secondo grado, che hanno intonato prima l'inno di Mameli e poi l'inno alla gioia per dare il benvenuto al ministro e regalargli questo momento così importante. Noi abbiamo raccolto una sua impressione subito appena arrivata qui e prego la regia di mandare il contributo e l'intervista che abbiamo realizzato. Il percorso intrapreso da questo governo sul fronte della scuola è un fronte di innovazione e di percorso che mira a una modernizzazione di alcuni standard che sono importantissimi per il futuro dei nostri ragazzi. È anche un percorso di innovazione, direi che il paradigma più chiaro è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, che intende adeguare anche il modello educativo a una società che cambia molto rapidamente, di cui la scuola non può che essere motore trainante, non vagone trainato. Però è anche la volontà di mettere in evidenza quei principi che questi ragazzi oggi hanno con molta semplicità e chiarezza enunciato, cioè una cultura della legalità, della responsabilità, della partecipazione attiva per loro da cittadini un domani adulti, liberi e dotati di un pensiero critico in grado di far capire, di capire la realtà e di interpretarla al meglio. Quindi penso che la buona scuola per noi significa soprattutto questo e ci stiamo impegnando in questa direzione. Qui ci troviamo in un sito che da tempo ha intrapreso questa strada, affascina tantissimo tutti quelli che lo vengono a visitare. Questo è un esempio da portare anche in Europa, forse. Le Marche in generale hanno una tradizione di buone pratiche, lo stanno dimostrando anche in questi ultimi tempi, perché parlo del Piano Nazionale Scuola Digitale, per esempio, sono tra le regioni che hanno risposto più rapidamente e con maggiore attivismo ai bandi che noi stiamo facendo, sia per creare laboratori, atelier creativi, insomma, in modo che ogni scuola adegui anche gli ambienti di apprendimento e produca un suo modello originale. E questa zona in particolare, la zona di Pesaro, è tra le più attive del paese, quindi credo che sì, possiamo partire da qui per esportare questa pratica in Italia e in Europa.
Ecco, speriamo che questo esempio così virtuoso che insomma alberga nella nostra provincia sia un asset da portare anche all'estero, e naturalmente il ministro si è fatto carico anche di questo. Il Museo del Balì non è stato scelto a caso da chi ha seguito la visita nelle Marche del ministro dell'istruzione, Ceriscioli, il presidente della regione è stato con lei fino a Urbino. E poi è venuto anche qui perché questo è un sito virtuoso che da tempo porta avanti questo discorso sulla digitalizzazione anche con un progetto pilota, come abbiamo sentito da Alighiero Omiccioli, il suo presidente, poco prima dell'arrivo del ministro. Sentiamo. Presidente, il ministro di istruzione qui al Museo del Balì a significare l'importanza per tutto il territorio locale, ma anche del centro Italia, di questo presidio così importante per l'istruzione. Sì, penso che oggi sia un attestato di riconoscimento massimo che possa capitare a un museo come il nostro. Abbiamo la più alta istituzione nel settore italiana, per cui noi siamo solamente felici di questa importante visita. Vedo che comunque c'è anche una grossa risposta del territorio da parte degli amministratori pubblici, non solo, di tante persone del mondo della scuola, per cui benvenuto al ministro e l'attendiamo ormai questione di pochi minuti. Allora, la digitalizzazione è il tema di questo workshop, voi siete avanti perché già siete a un passo da aver portato a termine un importante processo in questo senso. Sì, ormai noi stiamo come dire cavalcando i tempi, la scienza è un qualche cosa che si evolve continuamente, noi stiamo affrontando già da tempo il tema della digitalizzazione, chiedo scusa, lo affronteremo anche in maniera molto più corposa nei prossimi mesi, sì, da essere sempre all'avanguardia e proporci sempre innovativi anche nei confronti del mondo scolastico. Ecco, avete anche dei numeri da record, insomma, anno con anno siete sempre in incremento. L'ultimo dato è veramente insomma, importante per voi. Abbiamo investito molto, molto su un nuovo modo di comunicare che ci sta portando i suoi frutti. Il mese d'aprile che sta per iniziare vede già un più 27% di iscrizioni appunto al visita al museo da parte delle scuole, per cui siamo oltre le 6.000 unità, per cui veramente diciamo solo grazie e comunque speriamo di continuare con questo trend. Bene, adesso mentre noi andiamo in onda il ministro sta tenendo il suo intervento dopo il saluto anche del prefetto Luigi Pizzi. Per darvi un dato e poi restituisco la linea allo studio, l'impegno economico del governo per appunto la scuola digitale e mettere al passo dei tempi docenti e studenti è importante. Si parla di 1 miliardo di euro, naturalmente solo per il settore informatico. E dal Museo del Balì è tutto. Restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra per questa tua corrispondenza e domani pomeriggio il ministro dell'Interno Angelino Alfano sarà invece alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano per presentare il suo ultimo libro, Simona Zonghetti. Chi ha paura non è libero. È questo il titolo dell'ultimo libro del ministro dell'Interno Angelino Alfano che presenterà venerdì 1 aprile nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna in occasione del convegno promosso dal Centro Studi Economia e Territorio. L'incontro, che avrà inizio alle ore 18, sarà un'occasione per riflettere sulla situazione attuale in cui gli ultimi avvenimenti di Bruxelles hanno acceso riflettori sul tema della sicurezza che inevitabilmente va ad incidere sullo sviluppo economico. Oltre al ministro saranno presenti diversi relatori come il consigliere regionale di Area Popolare Mirko Carloni. Credo che un protagonista che sta vivendo in prima persona le relazioni internazionali con tutti i colleghi ministri degli interni di tutti i paesi occidentali, che costantemente sta coordinando l'attività dei comitati per la sicurezza, quindi i rapporti con le agenzie per la sicurezza, può dare una lettura di questo momento storico che, come sappiamo, sta angosciando tantissimo l'opinione pubblica e i cittadini, sta facendo vedere buio sia per il futuro diciamo, della propria sicurezza, ma anche tutti noi, perché non riusciamo a intravedere quale sarà diciamo, il mondo in cui vivremo, in cui vivranno i nostri figli. E quindi credo che questo sarà un momento di riflessione, non soltanto con Angelino Alfano, ma anche con il rettore Stocchi, con Galassi, che è l'amministratore, il nuovo amministratore del gruppo Ferretti, che ha i più grandi brand al mondo di cantieristica, e con altri personaggi della Camera di Commercio, come Varotti e altri, che daranno una lettura anche socio-economica al momento che stiamo vivendo.
Il terrorismo, ha detto Carloni, ha già raggiunto l'obiettivo di incutere il timore nella gente. Dobbiamo analizzare le paure insieme ai cittadini, ha proseguito, perché queste portano all'odio verso altri popoli. E quindi un fenomeno, ha concluso, che deprime e preoccupa la società civile. Diciamo che la paura è uno dei sentimenti più vecchi, più antichi, e chi mai non ha avuto paura, cercheranno di dare una serie di articolazioni da vari punti di vista, che può essere imprenditoriale, culturale, dal punto di vista insomma, universitario, e insomma, cercare di capire come affrontare questo tema e questa paura che ormai si sta diffondendo nella nostra società. E non è passata inosservata ieri pomeriggio una finta bomba carta posizionata in Piazza del Popolo a Pesaro dai militanti di Forza Nuova, la vedete in queste immagini. L'obiettivo era quello di attirare l'attenzione sugli attacchi di Bruxelles e sui flussi migratori. Per il movimento politico di ultradestra è necessario, si legge in una nota, chiudere le frontiere, rimpatriare i clandestini e ripristinare lo ius sanguinis nei paesi europei, e cioè l'acquisizione della cittadinanza per nascita, riconoscimento o adozione anche da un solo genitore cittadino italiano. La sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano si illuminerà di blu in occasione della Giornata Mondiale sull'Autismo. Silenzi, balbettii, occhi bassi, isolamento. La diagnosi dell'autismo non è immediata. Non c'è alcun difetto fisico che si possa individuare a occhio, né un problema di salute evidente da curare. In Italia gli autisti ci sono milioni, ma di numeri certi non ne esistono. Gli ultimi dati americani parlano di un bambino ogni 50. A loro è dedicata la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, istituita dall'ONU il 2 aprile. Per l'occasione la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha annunciato che realizzerà un centro diurno per 8 o 10 persone. E visto che in età scolare gli autistici vengono assistiti da insegnante di sostegno, la struttura sarà dedicata a ragazzi di un'età compresa fra i 17 e i 25 anni. La Fondazione inoltre si farà carico della ristrutturazione del fabbricato che ospita il Dopo di Noi, dedicato per ora a 9 disabili e che ha a disposizione degli spazi inutilizzati. Qui sorgerà il nuovo centro per autistici. Per venerdì intanto è stato organizzato un convegno alle ore 17 nella sede di Via Montevecchio, in collaborazione con il Comune di Fano e l'Associazione Onfalos Autismo e Famiglie. Noi realizzeremo delle opere a spese della Fondazione, pensiamo di contribuire in questo modo non a risolvere un problema, ma comunque a dare un contributo positivo. E devo dire che la Regione Marche, con la quale abbiamo parlato, siamo andati insieme con l'assessore Bargnesi a parlare col dottor Mannucci, ci ha dato buone speranze per avere l'accreditamento di questa struttura. 8-10 persone fra i 17 e i 25 anni, maschi e femmine ovviamente di ambi i sessi. E per sensibilizzare l'opinione pubblica si illumineranno di blu da venerdì a domenica la facciata della sede della Fondazione Carifano e alcuni monumenti della città. Il dato che ho io è il numero di soggetti che sono stati visti dal Centro Autismo di Fano, che è un centro regionale che comprende anche persone fuori regione. E un dato che riguarda il periodo che va dal 2003 al 2015. A fine 2015, che è di circa 1500 soggetti autistici visitati. Regolarmente poi vengono seguiti 220 marchigiani, più di 80 inoltre, sono le persone in lista di attesa, fra queste anche bambini di soli 20 mesi. Quali sono le difficoltà che incontrano quotidianamente le famiglie di queste persone? La prima difficoltà è che è un disturbo che dura per tutta la vita e che dura e permane nelle sue gravi disabilità, che sono molto frequenti, e anche nelle sue bizzarrie, nei suoi comportamenti problematici. Ancora nelle Marche non c'è nulla di dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti. E siccome questa disabilità richiede una, io la chiamo formazione continua, cioè una presa in carico per tutta la vita, perché sennò queste persone perdono competenze, è necessario pensare di impegnare altro lavoro e altro denaro per i più grandi e per i grandi, proprio per modificare la storia di questo disturbo.
Sono partiti dal porto di Fano con una eccezionale operazione di trasporto durata 2 giorni. Sono giunti a destinazione nel porto di Sestri Ponente, dove dopo poco più di una settimana di navigazione i 5 blocchi di alluminio del peso di 100 tonnellate interamente realizzati nel porto di Fano dall'azienda Biagiotti SRL per un importante cliente della cantieristica navi da crociera. Adesso vi facciamo vedere le foto che ci ha inviato un nostro reporter di strada, foto che sono state scattate in via Cristoforo Colombo a Fano e che mostrano la folta vegetazione lungo tutto il viale, ai lati delle ringhiere i canneti che stanno arrivando ad altezze impossibili, ci scrive il nostro telespettatore, e le mura storiche che costeggiano la ferrovia che sono praticamente ricoperte tutte da erbacce, insomma, come dire, non è un bel vedere, soprattutto per non solo i turisti, ma anche quelli che ormai forse ci avranno fatto anche l'abitudine o l'occhio, i residenti, ma comunque non è un bel vedere. A proposito di vegetazione, questa mattina invece alcuni operai erano al lavoro, come vedete, per ripristinare il giardino di Piazzale Leopardi, situato all'incrocio tra via Nolfi e via Montevecchio, nel centro storico di Fano, piazzale che nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato a ridosso della Pasqua in condizioni che insomma non erano un granché, soprattutto per quanto riguarda l'altezza della vegetazione. Poi invece devo chiedere venia, e lo facciamo volentieri, alla società di pallavolo Adriatica Volley di Fano, perché ieri non ci è sfuggita, non l'abbiamo menzionata, durante la cerimonia di premiazione per i 70 anni della Federazione Italiana di Pallavolo e i 50 anni della Serie A Marchigiana, che c'è stata ieri appunto, vedete, Marche Volley, Marche del Volley al Quality Queen, un riconoscimento per tante squadre di pallavolo delle Marche. Sono state premiati quelli della Virtus Fano, quelli dell'APAV di Lucrezia, vedete. Ed è giusto menzionare anche l'Adriatica Volley di Fano, che è stata appunto premiata insieme a tante altre società. Ok, è tutto pronto invece all'Adriatica Arena di Pesaro per l'ottava tappa del World Cup di ginnastica ritmica, che da venerdì a domenica regalerà emozioni a tutti quelli che folleranno l'astronave. Palazzetto dello Sport, il pubblico potrà ammirare da vicino le evoluzioni delle migliori ginnaste in circolazione provenienti da ben 46 paesi, attese a dar vita ad un'altra edizione da record. Si è conclusa con successo la raccolta di fondi online, della quale vi abbiamo più volte parlato per invitarvi a sostenere questa iniziativa benefica promossa dal cantautore fanese Luca Vagnini. E questa sera dunque ci salutiamo qui con un video che ha realizzato il cantautore fanese per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento della quota 2.000 euro che, come ormai ben sapete, verranno devoluti alla famiglia del piccolo Federico Mezzina. È tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Ci siamo riusciti, abbiamo superato addirittura l'obiettivo dei 2.000 euro che ci eravamo prefissati 2 mesi fa in questa raccolta benefica per Federico su Music Razer. Io veramente ringrazio tutti di cuore, tutti coloro che hanno partecipato e anche tutti i media che hanno appoggiato questa causa e l'hanno promossa. Grazie davvero, sono veramente onorato e felicissimo di aver dato anche me stesso per questa cosa. Veramente grazie di cuore e forza Federico.